Ciao a tutti, ma anche no, questa intro tipo, vabbè, ciao a tutti. È tornata la rubrica Se fossero libri, come se fossero i giocatori senza denti. Ovvero la rubrica dove si può prendere un gruppo, un film, una serie TV, eccetera, eccetera, e associare per ogni singolo membro o personaggio un libro. Come potrebbero essere i personaggi di Harry Potter in questo caso se fossero libri? Ho cercato di fare degli abbinamenti il più possibile non banali, ma allo stesso tempo che ci stessero. Non è stato facile, infatti ho dovuto sacrificare personaggi importanti, quindi per favore non ditemi nei commenti tipo perché non hai fatto lui o lei, perché è stato difficile, cioè non è stato così semplice. In caso se manca qualcuno fate voi gli abbinamenti e ditemi anche chi eventualmente dovrei prendere in esame per la prossima puntata di Se fossero libri. Ma partirei subito e partirei naturalmente da Harry Potter, che in realtà è il personaggio della saga che a me piace di meno, nel senso, sarà che è il protagonista, sarà che lui deve sempre essere il predestinato, ma alla fine ha una lagna mortale e senza Hermione non riesce a fare un tubolo, però, cioè, vabbè, per fatto sta che ha reso possibile tutta la saga di J.K. Rowling. E quindi, dato che è il predestinato, dato che è il prescelto, dato che è l'eroe della vicenda, a me è venuto in mente, diciamo, un libro in cui un personaggio è predestinato contro il suo dovere, il suo volere, e sto parlando di Kafka sulla spiaggia, di Murakami Haruki. Chi ha letto questo libro lo saprà, nel senso che questo libro, oltre ad essere il mio preferito dell'autore giapponese, è anche l'intreccio tra due storie principali. Una delle due storie riguarda proprio Kafka, che è un adolescente, quindi un ragazzo giovane che deve intraprendere un cammino di crescita esattamente come Harry Potter, ma che sulla sua testa gravita una tara molto forte. Una tara, diciamo, una maledizione che richiama quasi quelle delle tragedie greche, che lui deve lottare contro questo destino alla fine. E quindi mi ha ricordato in quel senso l'essere predestinati per qualcosa di più grande. In questo caso abbiamo comunque un'accezione decisamente negativa, però l'abbinamento mi è risultato subito lampante. L'altra storia riguarda invece Nakata, che è un signore carinissimo che parla con i gatti. Meraviglia! Cioè, questo libro io lo consiglio sempre perché si tratta del Murakami più ispirato, a mio parere, del Murakami proprio fuori controllo, quello più surreale e grottesco, che è quello che preferisco, tra l'altro. E quindi non ci sono scherzi. Voldemort. Allora, Voldemort noi sappiamo che è un personaggio iconico, ma allo stesso tempo uno psicopatico, egocentrico e logorroico. E quindi mi è venuto in mente il libro che tra l'altro sto rileggendo in questo periodo, American Psycho di Brittiston Ellis. Anche in questo caso abbiamo a che fare con uno psicopatico, forse anche più terrorizzante di Voldemort, nel senso che Patrick Bateman, il super dirigente Wall Street, sempre impomatato e incravattato, in realtà è uno psicopatico senza alcuna pietà. Lui trova piacere nell'uccidere gli altri e nell'avere un ordine, diciamo, sociale molto prestabilito secondo le sue idee di estetica, se vogliamo. È anche una persona estremamente egocentrica e narcisista, e in un certo senso mi sembra la giusta nemesi di Voldemort. Vabbè, il libro di Ellis è terrorizzante, quindi, cioè, lo sto leggendo adesso, ci sono dei momenti in cui veramente mi sale l'angoscia alla gola. È molto violento, quindi non è per tutti. Se siete di stomaco debole, non fa per voi, però per tutti gli altri si tratta di un super cult e soprattutto Ellis scrive divinamente. Voi sapete che a me piace molto in linea generale. Hermione, banalissima associazione, ma per Hermione Memoria di una ragazza per bene di Simone de Beauvoir. Anche questo è uno dei miei libri preferiti in assoluto. Si tratta del primo capitolo di un ciclo autobiografico che l'autrice francese
iniziato per parlare di se stessa, attraverso se stessa, di problematiche anche legate alla questione femminista, alla questione spirituale, alla questione filosofica. È bellissimo leggere comunque la vita di questa donna, è estremamente affascinante, importante e soprattutto da questo primo volume si percepisce come la dimensione culturale, la dimensione della lettura l'hanno formata, l'hanno anche portata a mettere in discussione quello che le veniva insegnato per crescere e diventare una donna forte e indipendente. E quindi Hermione, dato che studia, legge, che è un personaggio molto forte anche attraverso la sua cultura, Simone de Beauvoir, che tutti voi dovreste leggere. Per Ron, allora Ron è l'amico del trio, quello anche un po' più buffo e burlone. E quindi un libro che io lessi da piccolo e che mi piacque tantissimo. Sto parlando di A spasso con Anselm di Giuseppe Culicchia. È un libro in cui Giuseppe Culicchia stesso inizia a intrecciare una forte amicizia con Anselm, che è questo ornitorinco venuto dal Brasile e catapultato a Torino e che inizia appunto a vivere insieme a uno scrittore scapestrato, in sostanza. Giuseppe Culicchia, comunque, in questo libro è un personaggio decisamente anche alla buona, mentre Anselm pian piano sta crescendo, diventa anche adolescente, diventa trash, diventa hippie, diventa punk. Il libro è divertentissimo e si legge in un soffio e soprattutto in un certo senso emerge molto potente il ruolo dell'amicizia, che secondo me è una prerogativa fondamentale della saga di Harry Potter in generale, ma che lega molto bene anche il trio di protagonisti. Poi la signora Kuman. Allora, la signora Kuman è un personaggio che io adoro la follia, penso che sia la mia preferita tra i professori. So che è una un po' più la ropigna, ma per me è divina in ogni senso. E allora, un libro, visto che lei comunque ha la preveggenza, prevede tutto, è stramba, eccetera, un libro che guarda le cose da un'altra prospettiva, ovvero L'uomo scatola di Abe Cobo, che in realtà esiste in italiano, ma è fuori catalogo. Fu pubblicato da Einaudi, quindi vi consiglio di spulciare le biblioteche o i mercatini. In caso in cui invece non abbiate problemi a leggere in inglese, esiste anche la versione in inglese, che ho ricomprato dopo aver letto quella in italiano presa in biblioteca. Abe Kobo è un autore pazzo. Allora, se voi pensate che la letteratura giapponese sia tutta uguale, vi sbagliate di grosso, perché Abe Kobo è una cosa a parte. Io dico questa cosa perché molto spesso emerge la nostalgia delle piccole cose, tipica, la malinconia è tipica della letteratura giapponese. Abe Kobo invece è delirio assoluto. È una buona controparte orientale a Kafka, quindi se vi piace Kafka, Abe Kobo fa per voi, secondo me. L'uomo scatola è appunto è un libro pazzo, anche solo per come è sperimentale, anche solo dall'inserimento di fotografie, nel modo in cui è scritto, ed è proprio il racconto di un uomo che guarda le cose attraverso una scatola che ha in testa e la sua vita cambia completamente, quindi inizia a guardare le cose da una nuova prospettiva. È un libro divertente, scuro, scurissimo e decisamente fuori controllo. Ne parlai in una recensione apposita, quindi andatevela a recuperare. Poi Cho Chang. Allora, Cho Chang so che non è un personaggio così importante all'interno della saga, cioè ha la sua importanza, ma rispetto ad altri è forse un figlio al secondo piano. Però mi ricordo di quando aveva scatenato il panico, che c'era gente che proprio Cho Chang non la poteva vedere e che era indicibile che potesse mettersi con Harry. Beh, anch'io lo penso, soprattutto quando Harry ha cercato di conquistarla dicendo che il bacio era umido. Cioè, io qua la scena lì è rimasta qua. E quindi a Cho Chang associo un libro che è una storia d'amore che a mio parere non sa da fare. Cioè, o comunque non è proprio una storia d'amore, ma cioè, è un libro che ha detto: bah!
E sto parlando di un libro che invece piace a tantissimi, ma io vi giuro che è stata una tortura leggerlo, quindi rispettate la mia opinione fuori dal coro, Cercando Alaska di John Green. Mio Dio! Cioè, è una versione Tumblr di Moccia. Cioè, non c'è nulla da fare. Frasi fatte, sconclusionato, veramente brutto. Mi spiace, so che piace a molti, la penso così e basta. Albus Silente. Allora, per Albus Silente è stato difficile. È voluto associare un libro colmo di saggezza, se non altro, visto che è un personaggio comunque saggio e che magari porta a vedere anche il bello laddove non si pensa che ci sia il bello, se vogliamo. E quindi L'arte di collezionare mosche di Sjöberg, che io reputo un libro estremamente saggio perché mi ha aperto un mondo. Mi ha aperto un mondo sulla vita degli insetti, seguendo le orme di un collezionista di sirfidi, che sono non esattamente delle mosche, ma degli insettini piccini, che assomigliano a mosche, ma non sono della stessa famiglia. E è un libro che, vi giuro, appena l'ho letto mi è scattato l'amore. Cioè, fa venire voglia veramente di andare ad acchiappare gli insetti con retino. È meraviglioso. E soprattutto è un libro estremamente colto, perché Sjöberg ha creato quest'ibrido magnifico tra fiction, non fiction, biografia, autobiografia, e quindi io lo reputo veramente un viaggio che apre la mente, anche da questo punto di vista, oltre che un libro estremamente interessante. Draco Malfoy. Vabbè, Draco Malfoy, bello e maledetto. Cioè, Transgri Wannabe, adoro, quindi Isabella Santa Croce, Luminal in particolare, che fa parte della prima triade di romanzi di Isabella Santa Croce, autrice trasgressiva, che è stata mia compagna praticamente di lettura per tutta la preadolescenza. Luminal in particolare è un testo decisamente trasgressivo, sembra scritto effettivamente sotto l'uso di sostanze stupefacenti, ma rispetto ai primi due ha questo clima, che sono Flu e Destroy, ha questo clima decisamente più plumbeo, più oscuro, rarefatto, che secondo me si intona abbastanza bene all'eleganza di Draco. E quindi niente, questo è un grande must per gli adolescenti transgri. Comunque, Piton. Allora, per Piton non è stato facilissimo, però diciamo che una delle cose più belle di Piton è che sembra un personaggio oscuro, o comunque cattivo, ma è innanzitutto è irresistibile la prima volta che lo vedi o che lo leggi, ma poi si svela pian piano la sua vera natura, la sua umanità. E quindi ho deciso di prendere un libro recente che ho letto e che in un certo senso avesse un personaggio che sembra un strunz e in realtà si rivela in tutta la sua umanità. E allora mi è venuto in mente questo libro di Iperborea, La radice, dell'autore finlandese Mika Nousiainen. Se ci sono finlandesi all'ascolto, vi prego, non uccidetemi. Fatto sta che questo libro, che è assurdo, cioè mi piace l'umorismo finlandese, leggetelo, cioè nordico, quello proprio freddo, è il racconto di un uomo con un terribile mal di denti e va dal dentista. Il dentista è il nostro personaggio perché è un uomo che ragiona solo per linguaggio dentistico, sostanzialmente. Sembra freddo, senza cuore, inizia veramente a litigare pesante con il protagonista, se non che i due scoprono, orrore degli orrori, di essere fratelli, e quindi bisogna sciogliere un po' il cuore per poi partire per un lungo viaggio alla scoperta di fratelli e sorelle perdute, perché pare che il padre dei due si divertisse un po' troppo intorno al mondo. E devo dire che la figura del dentista, per quanto molto diversa assolutamente da quella di Piton, me l'ha ricordato, perché all'inizio sembra veramente il personaggio che diceva da dove è uscito questo, e poi pian piano si svela e diventa veramente di una tenerezza meravigliosa. E quindi ve lo consiglio anche perché a me ha fatto ridere, devo ammetterlo. Hagrid, banalissima scelta, ma non potevo non metterlo, il GGG di Roald Dahl, perché Hagrid è il gigante buono, gentile, sostanzialmente.
E vabbè, qua rispolveriamo i nostri ricordi di infanzia e asciughiamoci gli occhi con i fazzoletti ricordando che ormai siamo vecchi. Vabbè, se non avete mai letto Roald Dahl, ma dove avete vissuto, e quindi, no vabbè, senza scherzi, che però comunque se non l'avete mai letto recuperatelo perché resta comunque uno dei principali migliori autori per l'infanzia. E scrive libri assolutamente deliziosi anche per gli adulti. E poi Neville Paciocco. Allora, Neville Paciock, in realtà all'inizio volevo scegliere un personaggio, cioè un libro con un personaggio che all'inizio sembra sfigatello e poi diventa, si riscatta, no? Poi ho pensato, ma quanto è tenero Neville Paciock? E allora ho scelto un libro colmo di tenerezza, che è questo qui, Sandalino, di Susumu Shingo. Allora, già la tenerezza... qui. Allora, sembra un libro per bambini e in effetti lo è, ma vi giuro che ve ne innamorerete perché tada, è pop-up, è un'opera d'arte alla fine. E racconta la storia di Sandalino. Sandalino che è un robot alieno caduto dal cielo e che finisce... cioè a me ricorda un po' Neville Paciocca, devo dirlo, e finisce nel giardino di un bambino che gli mette i sandaletti e che lo chiama Sandalino, e Sandalino inizia a scoprire le bellezze del mondo fino a che non rimane una domanda esistenziale. Oh, che bella questa pagina! Finché non rimane una domanda esistenziale: da dove vieni, Sandalino? Perché hai scelto proprio me? E qua proprio, oh, ho tenerezza, è tenerissimo! E quindi niente, Neville Paciock, perché a me mette tenerezza, ve lo giuro. Allora, Luna Lovegood invece è la follia fatta persona. Ok, la follia fatta persona, positiva però, creativa, artistica, e quindi Leonora Carrington, autrice che in realtà è stata pittrice, una delle pioniere del surrealismo, che come autrice dà questi racconti surreali fuori di testa, ma allo stesso tempo molto eleganti. E La debuttante, che è una delle sue raccolte di racconti, trovo che sia bellissima, con questo clima quasi horror, ma sempre comunque con quel tocco surreale, con quel tocco cioè tocco surreale mica tanto, nel senso che stiamo parlando comunque di un libro dove la surrealtà la fa la padrone. Però è un libro che non si fa dimenticare, ecco, un libro decisamente folle, fuori controllo, ma allo stesso tempo bellissimo da leggere. Come dimenticare la Meg Granit, altra prof iconica della saga di Harry Potter. E quindi a me è venuta in mente La sovrana lettrice di Alan Bennett, perché è un libro dove, ve l'ho già raccontato milioni di volte perché ve lo consiglio spesso come libro leggero ma intelligente, è il racconto della scoperta della cultura, se non altro, della regina Elisabetta, solitamente impegnata nei suoi numerosi impegni burocratici, scopre la lettura e manda all'aria tutto, con conseguenze devastanti. E me l'ha ricordata perché la plomb, diciamo, rigido della Meg Granit si riversa anche nella regina Elisabetta raccontata da Alan Bennett, soprattutto anche per il fatto che la Meg Granit ha sempre questo contorno, questo sottofondo dolce o comunque buono che però lei riesce a sostenere con la rigidità, la severità. Allo stesso tempo la regina Elisabetta di Alan Bennett, pur essendo austera, ha comunque questo sottotono molto umoristico, molto beffardo, che la rende irresistibile. E che è vero che sono personaggi diversi, ma ci ho visto bene la Meg Granit anche in questo senso. L'ultimo libro, no, penultimo, Bellatrix Lestrange, un'altra pazza, che però è una pazza psycho, proprio dark, ok? E quindi torna Isabella Santa Croce con Destroy, altro mio must adolescenziale. Questo libro fa un po' parte di quella triade lì di libri che vi dicevo prima, con la differenza che Destroy è effettivamente violento e cupo nel modo in cui è scritto. Non c'è una narrazione predefinita forte, nel senso che è più un clima, è un romanzo molto londinese, nel senso che è ambientato a Londra, sommerso negli anni 90, a livello di cultura pop e riferimenti, ma è molto serrato a livello di ritmo, molto violento a livello di uso delle parole, molto trasgressivo e anche dominato da un clima
arrabbiato, furente, e quindi Bellatrix Lestrange è perfetta per questo libro. Secondo me l'ultima Dolores Umbridge, con i suoi completini rosa, con i suoi gattini, tutta chic, una pazza, però comunque lei è sempre con un certo rigore, anche in quel senso, a livello estetico, e mi ha ricordato tantissimo un altro libro di Culicchia, che è Venere in Metrò. Ve lo consiglio, è un libro divertente, di intrattenimento, che racconta della classica sciura milanese navigata, piena di soldi, che ama fare shopping a non finire, che è materialista, che fa gli apericena con le amiche uscite da Versace, però allo stesso tempo lei attraverserà un cammino di formazione che la porterà dall'essere una macchietta all'essere un essere umano. Dolores Umbridge, diciamo che è il cammino di redenzione, però comunque a livello di mood, a livello di eleganza un po' kitsch, me la ricorda, e quindi ho deciso di associare a lei questo libro, che vi consiglio se volete leggere qualcosa di leggero e pimpante. E detto ciò, abbiamo finito col video di oggi. Ho parlato per 1200 anni. Questi erano i personaggi di Harry Potter. Se fossero libri, cosa sarebbero? Questi erano i miei abbinamenti. Come vi ho detto, mancano dei personaggi fondamentali, ma non sono riuscito a farli per tutti. Ecco, questo è il motivo. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, alla prossima, e ditemi anche a chi dovrei associare, da dove in serie TV, fatemi sapere a chi devo associare i libri, fatemelo sapere. Io vi mando un bacione, ciao ciao.